Ciao a tutti e bentrovati. Continuiamo da dove eravamo rimasti nell'ultimo video. Allora, come avevo detto in precedenza, nello scorso video, non si può, diciamo, tornare indietro, si può solo cambiare squadra. Vedete, torna dalla prigione, passa ad altro checkpoint, sono disabilitati, quindi in un certo senso dobbiamo cercare di evitare di crepare oppure comunque rimanere con poca vita. Siamo davanti, guardate quel portale gigantesco. Beh, ora come ora non credo che riusciremo ad aprire quell'affare. E adesso che si fa? Non abbiamo altra scelta, dobbiamo tornare indietro e trovare un altro modo per entrare. Momento, nel suo libro mi pare di aver letto qualcosa a proposito di questo portale. Non male che ha letto il libro questo. Pare che si tratti del portale delle sfide creato al fine di negare l'accesso agli eroi. È un test che serve a verificare se gli eroi sono degni di affrontare il Signore Supremo, che sarebbe lui. Per aprirlo dovranno affrontare 3 sfide e superarle così da ottenere una prova della loro vittoria. Cavoli, è proprio come in un videogioco. È un videogioco. Questo Signore Supremo vuole impedire l'accesso agli eroi, giusto? Allora perché non ha costruito un portale impossibile da aprire? È così che funziona. La storia non potrebbe proseguire se agli eroi non venisse concessa una possibilità. Dunque dovremmo trovare questa prova. Si trova in 3 diverse torri situate all'esterno del castello. Qui dice che le torri sono sorvegliate da temibili 4 in persona. Si fanno chiamare temibili 4, ma le sfide sono 3. Che ti devo dire? I testi di questo tizio sono ovunque. A quanto pare la prima torre si trova vicino ad un certo grande fiume. Allora si tratterà di un fiume bello grosso o qualcosa del genere. Beh, nel mondo reale il fiume Irose attraverso la città di Sendai ed è piuttosto grande. Mi è ferrato in geografia. Deve essere quello. Ok, troviamo quel fiume. Ok, troviamo il fiume. Ma intanto c'è il punto esclamativo che ci dice dove andare, quindi preoccupazioni non ne abbiamo da questo punto di vista. Non rilevo ombre qui, va bene. Il fiume Rose dovrebbe ritrovarsi qui intorno. Quella della torre non vi sembra molto simile ai torrioni della prigione che abbiamo visto a Shibuya? Già, pare che ci sia una gabbia in cima. Se è uguale, forse lì che troveremo la nostra prova. Per prove pensi che si intenda i nuclei? Adesso vediamo. L'entrata sembra essere quella. Dai, andiamo a vedere. Allora, ricordatevi di prendere alle spalle i nemici, così fate meno fatica. Quello non mi deve vedere. Aspettiamo che passi. Ok, adesso io vado alle spalle così diventa facile. Ok. Sono passato di livello. Ok, allora, prima di andare di là, vedete la scala qua, ok. Facciamo una cosa di questo tipo, torniamo un attimo indietro. Perché? Era di qua, se non sbaglio sì, ok.
parte che salviamo nuovamente, ma in realtà to volevo tornare per la stanza di velluto per creare la pixie. Vi ricordate che... Ok, avevo detto che serviva un livello. Awaken your new self. Vedi, pixie superiore. It seems that it can gain new power. Ok, cioè i capelli tipo mia moglie in realtà. Choose which skill to Ok, inherit. scegli l'abilità da ereditare. Ovviamente ereditiamo sempre Dia. Ok, ne possiamo ereditare delle altre. Sparo cosa serve? Danno da fuoco. Con HP, ma... Buffo Taracuglia aumenta temporaneamente l'attacco, questa. Tocco del male non mi interessa in realtà, infligge paura, vabbè. E sparo, però questo consuma HP. Vabbè, fa niente, usiamo sparo. Sì, grazie. Is this the persona you'd like? Sono sicuro, Be born ok. anew. Così abbiamo... Sì, la succuba era meglio come estetica, però la pixie è sicuramente più forte. Ripeto, io conosco i demoni, le persone come volete chiamare, perché ho giocato ai precedenti, a Shin Megami Tensei, poi magari in Persona 5 Royal, perché quelli non li ho giocati. Magari c'era la stessa roba, non lo so. Magari giocherò anche quelli prima o poi. Però preferisco fare... Cos'è questo? Solo bicorno? Ma perché? Ma io non ho fatto bicorno. Was different than expected. Ah, c'è una piccola probabilità di ottenere una persona diversa dal previsto. Le persone nate da incidenti di fusione hanno più probabilità di ottenere bonus e statistiche e dunque maggior vantaggio iniziale. Va bene. Tanto, come vi ripeto, le abilità, cioè la cosa più importante sono le abilità, quindi che abbia Dia in questo caso, perché ripeto ci serve per curare. Quindi va bene anche il bicorno, tanto a me non frega niente. Perché sì, volevo far questo, ma la pix superiore, ma non sapevo che c'erano pure gli incidenti di percorso. Va bene. What will you be registering? Registriamoli. Sì, What will you be tutti. reg would you like to reg Ok, sono This sicuro, persona va has been bene. registered in its Sì. May luck be on your side. Quindi vabbè, abbiamo ottenuto l'unicorno invece che la pixie superiore, ma ripeto, l'importante sono le abilità e il livello. Poi c'è scritto pure che dava caratteristiche migliori, quindi va bene così. Perché farsi troppe domande? Ok, torniamo dove eravamo prima. Curiamo tutti. Ok. Bene. Ah sì, dobbiamo andare su questa scalinata qua. Can we take a look? Io non sono un amante di oggetti, ma al massimo equipaggiamento. Ma gli oggetti da usare, Strange. monouso, quella è l'entrata. Qui Ooh, there's something written here. c'è scritto qualcosa. One must offer sun and rain. What do you think that means? Cosa vuol dire? Vengo consegnati degli oggetti specifici, un classico, le chiamiamo Fetch Quest. Ecco una citazione da romanzo. Le mie sfere sacre risiedono in un santuario del sole e in una landa piovosa. Ecco, forse dobbiamo trovare quelle sfere. Potevano dircelo subito. Sì. Poi non dimentichiamo che questo è il mondo di Natsume, probabilmente una trappola atta a dissuadere gli eroi. I don't see any other way in, so.
Beh, io non vedo altro modo per entrare. Credo che dovremmo cercare quelle sfere. È tipo le sfere del drago. Ok. Seguiamo sempre il punto esclamativo. Vediamo dove ci porta. Quindi a destra dobbiamo andare. Là c'è anche un checkpoint. Qua avevamo sconfitto già un'ombra. Adesso aspettiamo che questo passa. Ok, adesso lo prendiamo alle spalle. Ok, c'è una bella imboscata. Speciale, facciamo una speciale così non sprechiamo niente. Ah, a me l'unicorno piace, dai. Meglio la succube, però. Questi sono, dice resistito perché questi gli fai meno male con i danni fisici, ma non mi interessa. Non voglio sprecare SP inutilmente. Ok, non possiamo attraversarlo così. Oh Gesù. Quindi qua non va bene. Ok, dobbiamo andare per forza di là, va bene. Stilort. Ok, facciamo una imboscata. Se vedete qualcuno che usa l'abilità zio, non sta chiamando suo zio, sta usando il fulmine. C'è zio, zioga, se non ricordo male. Il nome non me lo ricordo tutti, vi ricordo che ci ho giocato parecchi anni fa. Ho fatto anche la recensione ultimamente, se volete andarla a vedere. Allora, devo salire sopra, quindi ci sarà un punto dove salire. Se usiamo il terzo occhio, dovremo vedere qualcosa. Qua però non vedo una cippa. Quindi sicuramente ci sarà qualcosa qua dove salire. Qua niente. Ah sì, eccolo, quei triangolini gialli. Quindi devo andare di là per salire. Oh, che pezzo. Quindi entrare qua non serviva una mazza, va bene. Ok. No, mi sto perdendo. Allora, no. Come faccio ad arrivare allora là? Tutto chiuso. Il ponte non lo posso attraversare. Di qua è chiuso. Che dice? Ok. Per forza di qua dove ero andato prima, allora. Però non so come salire. Vediamo.
Niente. Di qua. Sto girando intorno, ma non trovo niente. Neanche col terzo occhio. Di qua. Va bene, allora torniamo indietro, ma indietro non c'era niente. Wow. Qua. Allora, guardiamo di nuovo la mappa. Il rosso è chiuso. Qua. Qua non si può andare. C'è un forziere, ma dove? Devo andare dall'altra parte, ma qua non si salta. E fu così che si perse. Oh, ok, devo salire sul tetto. No. Va bene, ho capito. Pensavo che fosse troppo in alto, anche se avevo già visto che c'era il tetto qua. Vabbè, almeno abbiamo trovato la strada. Ok. Media. Ricordatevi che se venite scoperti, a parte farvi più male e quant'altro, ma se arriva al 100%, venite sbattuti fuori dalla prigione. Almeno così, non mi è mai capitato, però così diceva all'inizio del gioco. Ok. Strangolino del chakra. Vabbè. Ok. Oh, That building just screams suspicious. Think that's our shrine of sun? If it is, then perhaps the orb is inside. Ok, là c'è un Closer, Joker. checkpoint. Quindi sicuramente salvo. Così. Se dovessi avere problemi. Ok. Entriamo qui dentro. Vediamo cosa c'è. C'è un gioiello. Sfera solare solenne. Sarà un mini boss o qualcosa del genere. Un cane. Just as the novel said, the orb La is revealed sfera to è sight. un simbolo del sole, rimuovendo la This luce doesn't happen to svanisce. sleeping Quando ciò warriors. accade, dei guerrieri appaiono per The impedire il Nightmare! furto. Ciò significa?
Sì, che ci c'entra? Ok, sembra che faccia parte del gioco, perché non ce l'hai detto prima? Eh sì, infatti, quello che mi stavo chiedendo anch'io. Diciamo che con le cose che hanno messo nello scenario che ti aiutano a fare delle mosse speciali diventa più veloce, quindi. Ok, adesso risalvo, ma giusto per. Io sono uno che salva spesso, se può. Poi magari mi dimentico di far partire la registrazione e dovrei fare il video. Però di salvare salvo spesso. Beh, sei quell'idiota di prima. Sono Duma. Inoltre mi è stata affidata la protezione di questa sacra terra. Se è il globo della pioggia che bramate, dovete prima sconfiggermi. Questa volta ti batteremo. Bella zia. Sì, se avessi cose del vento, ma tanto, come ho detto, preferisco curarmi piuttosto che usare i punti magia, i punti SP per usare le mosse speciali. Oh. Ok, aspetta che devo, se non sbaglio. Ah. Ok. Ah, sto bruciando. E amnesia. Questo sono 50 milioni di status alterati. Furia. Vabbè, pure. Mi interessa, ok. Ah, sono morto? No. Sì. Ok. Il più debole del team di 4. Va bene. Mi ho sconfitto uno dei 4. Ok. Infatti. Ok, sì, infatti adesso torniamo nel mondo reale. Torno dalla prigione, così mi curo, compro dell'equipaggiamento tipo armi, perché no, erano le armature che dovevo finire di comprare, le armi le avevo comprate già tutte. Ok. Quindi compro roba e poi salvo nuovamente. Questa arma,
No, questo l'ho già comprato tutto, secondo me. Infatti. Protezione. Abbiamo comprato per veglia canottiera cosmica. Ricontrolliamo, giusto per... Perfetto. Ryuji, canottiera cosmica anche per lui. Thank you very much. Non abbiamo soldi per comprare altro, però possiamo comprare oggetti. Sì. Questo qua mi sembra 100, 100 HP. Va bene, quei 100 HP. Costa 9,60. E sì, intanto ce n'è una, quindi ne compriamo una. Poi, prima di andare avanti, dove cavolo va? Ma sì, vabbè, filtrati nella prigione e poi guardiamo dopo. Salviamo. Ok. Infiltrati nella prigione. Tendenzialmente, se potete, salvate sempre, tornate indietro per curarvi, perché il modo migliore per curarvi è tornare alla base. Sembra una perdita di tempo, però se devi rifare un pezzo perché non hai salvato o non ti sei curato, di tempo ne perdi anche di più. Perché non mi fa andare la prigione sin da entrata? Oh. Ok, ci devo andare da qua. Sendai World Center. Giardino Ovest. Non capisco. Ah, perché forse ci devo arrivare a piedi. Va bene. Ci arriveremo a piedi. Allora. L'unica cosa è che... Eccola qua. Ogni volta che tornate indietro comunque ricompaiono, poi non dato per tutto, però ricompaiono i mostri che avete magari ucciso, qualcuno, magari non tutti. Ok, diciamo quelli che respawnano, ecco, il termine giusto. Tipo questi sono ricomparsi. Vediamo. Ok, dobbiamo andare dritti, ma non ci possiamo andare. Quindi dobbiamo tornare su. Ma mi sembra strano che ci stia facendo fare questo giro, perché io l'ho già passato. Mi devo teletrasportare di là allora. Torno indietro e cerco di teletrasportarmi nel punto giusto. Sono pigro, non voglio rifarmi tutti i mostri. È un problema? Ok, passa un altro checkpoint, quindi se questo è sbagliato, ho sbagliato di nuovo, mettendo sono vicino al checkpoint, ma le che... Ah, è giusto adesso. Ok, giardino ovest. Questa sarebbe la cosiddetta pioggia. Ha iniziato a piovere all'improvviso, forse questo è il posto che stiamo cercando. Di certo corrisponde all'appellativo di landa piovosa, la sfera deve essere per forza qui. Ok. Cos'è quello? Sembra molto sospettoso, pensate che sia il nostro obiettivo? Potrebbe essere una trappola, ma non l'abbiamo scelta. No, abbassiamo la guardia. Facciamoci dare i consigli di un gatto. Anzi, da un gatto. Eh beh. Una giamma. Sarà una trappola. Sicuro. Come l'oro. Quel gioiello è vivo. Ed è... Questo sembra un
Ah, è un demone del tesoro. Ah, dobbiamo ucciderlo entro 5 minuti, che sennò lo perdiamo. Per metterci più di 5 minuti vuol dire che andavi a prenderti un caffè comunque. Ok, li chiamano demoni del tesoro. Va bene, cercherò di tenere a mente questi demoni del tesoro. Esatto, ma sono piuttosto sfuggenti. Beh, non si direbbe, magari gli altri sì, quelli che beccheremo più avanti, ma questo calcolo qui. Ah, forse perché c'erano le cose intorno e che io ho usato. Cacciatore di tesori. Va bene. Ai fini del gioco non sono rilevanti, però quindi non possiamo entrare, non vedo nemmeno la serratura. Diamo un'occhiata in giro, potrebbe esserci un'altra entrata. E quando vai? E poi qua, dovunque vai, non è mai il posto giusto, devi tornare indietro, devi trovare un'altra entrata. Va bene. Allora, aspetta, qua si sale, infatti. Ok, aspetta che c'è un'altra freccia qua. Sì, ma infatti non vedo il. Vabbè. Oh, porca miseria. Vabbè, fa niente, non è grave. Oddio, questi romperanno le scatole. Sai invece cosa faccio io? Ah, infatti uso questo, va. Sì, perché sennò ci mettevo troppo. Ok, qua vicino c'è un altro checkpoint dove ovviamente salveremo. Io di solito uso tutti i salvataggi se ci sono, perché magari voglio tornare indietro per rifare un pezzo perché mi sono dimenticato di fare le registrazioni, quindi lo devo rifare. Non capita mai, non vi preoccupate. Allora, bene, l'hanno scoperto, ma maestra degli scherzi. Chi è la maestra degli scherzi? Ah, sarà uno di quei pixeli. Aia. Ah, ma cosa cavolo fa questo? Ok. Vediamo. Attacco furioso, facciamo questo, sì dai. Ah, perché c'è la maestra degli scherzi. Ok. Hai dimenticato come usare persone, perché? Ah, perché c'è i punti di domanda in testa, non capivo perché non potevo usarle. Ok. Quasi morto, ok. Quasi quasi uso ciccio bello col pastello qua.
Pam. Vi ricordo che Skull o Ryuji, come lo volete chiamare, quello più forte con fisicamente. Ok, fatta fuori. Ma non è morta. Ah, ok. Bene. Potrei anche decidere di tornare indietro per curarmi, ma poi devo rifare tutto il pezzo, non c'ho voglia. Beh, che potrei usare il checkpoint. E credo che sarà quello che farò. Ok. Torno alla prigione. Non so se fare un altro po'. Non mi ricordo a che ora ho iniziato. Vabbè. Faccio altri 10 minuti e poi dove mi fa salvare. Ok. Quindi mi sono di curare, mi sono curato. Di salvare ho salvato. Vediamo se riesco a capire. Mi sembra 39 iniziato e 27, quindi sì, facciamo altri 10 minuti. Filtrati nella prigione, sì, cerchiamo di non sbagliare checkpoint stavolta. Sì, il weekend cerco di fare un po' più di storia perché altrimenti rimango troppo fermo. Non voglio metterci un mese a finirlo. Allora, passo un altro checkpoint. Ah, qua non ci si può andare. Giardino ovest, ero, sì. No, non ci si può andare perché bisogna abbassare il ponte. Sì, è giusto la strada. Qua ovviamente si sono riformati i cippalippa. Ok, dobbiamo andare di là. Quindi cerchiamo di non farci sgamare. Facciamo un'imboscata così magari. Ah, ma devo rifare la maestra. Va bene, ho capito. Vabbè. Sto farmando senza accorgermene. Senza volerlo più che altro. Non sempre PX fanno sempre comodo, però. Ok, cambiamo, mettiamo Ciccio Bello. Aia, fatto parecchio male. Ah sì, ma a parte che dici che non posso usarlo. Ok, usiamolo pure su Ryuji. Ok, basta. Ok. Non ho mai capito perché sta affetta, vabbè. Ah, morendo come non so cosa. Ok, vabbè, finiamola così. Ok, vi ricordo che quando uccidete questi. Ah, sono molto meno, il tempo se c'è 30 secondi, infatti mi sembrava strano che in 5 minuti la gente non riuscisse a. Ok. Ricompensa, nuovo livello.
Marcato con la moto. Ok. Ah. Ok, qua ci saranno dei mostri, perché sto prendendo il gioiello. Sfera della pioggia cupa. Il cane come prima. Ok, anche qua farò la stessa cosa di prima. Va bene, chi manca? Ok, fatti tutti. Quindi abbiamo preso i due pezzi. Che cavolo è quello? Ok, sarà una sorta di ombra terrificante, infatti. Sì, infatti, rimandiamo lo scontro. Boh. Ah, io quello dello scorso episodio non l'ho affrontato in realtà, ma non è che mi interessi in modo particolare. Quasi quasi volevo provare a salvare e vedere che cos'era, se c'era un checkpoint. Ma giusto per curiosità, poi non lo faccio magari. Non faccio neanche. This place is treating us like a party of RPG heroes, right? How about we Ah, qua decide c'è to il take up quests? checkpoint. You know, like warrior and Facciamo così, lo priest and provo a stuff? fare. Well. Vediamo come va. Se va male lo salto. Tanto non è fondamentale, però giusto per curiosità volevo provarlo. Una volta fatto quello lì, stacco. Sì, a prescindere che ci riesco o meno. Ok. Allora, passiamo da sopra, così evitiamo. Ah no, ci sono anche qua. Vabbè, lasciamo perdere. Ok. Va bene. Ci proviamo lo stesso perché sono curioso di sapere cos'è. C'ha un lanciamissile in mano. E quindi? Ah, proprio gli devi dare. Re dei serpenti. Ah, cioè fa fuori tutti questo. Vabbè, divertente. Cioè non gli fai niente, è proprio. Quello di prima non l'avevo affrontato, ma forse adesso ho capito il perché. Va bene, avevo già salvato, ho fatto la mia solita oretta o poco meno, e siamo andati avanti. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti!